Erano destinati ad essere consumati durante il Festival d'Oriente, che si svolgerà a Cagliari il 22 settembre, i 750 kg di alimenti sequestrati mercoledì dalla Polizia Stradale Siniscola a bordo di un camion non idoneo al trasporto di derrate alimentari. Gli agenti, durante un servizio sulla 131, hanno fermato un camion condotto da un cittadino equadoregno. I controlli della stradale hanno evidenziato il trasporto di alimenti di origine vegetale e animale che erano conservati ad una temperatura 5 volte superiore agli standard previsti dalla normativa. In particolare, i cibi dovevano essere trasportati a una temperatura mantenuta a meno 18C, mentre, come accertato, erano conservati a una temperatura di circa 0C. Se messi sul mercato, i prodotti avrebbero potuto provocare problemi alla salute dei consumatori. La merce è stata sottoposta a controlli da parte dei medici del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Nuoro che hanno certificato il cattivo stato di conservazione. All'interno del camion gli agenti hanno trovato prodotti ittici surgelati di provenienza sconosciuta, alimenti di origine animale scongelati, altri alimenti di origine vegetale conservati a temperatura non idonea. Gli alimenti sono stati Caricati in provincia di Brescia erano destinati al confezionamento di pasti che sarebbero stati distribuiti durante il Festival d'Oriente. Tutto il materiale su disposizione della Procura della Repubblica di Nuore e dell'ASL è stato distrutto presso un'azienda autorizzata di Olbia. Al conducente sono state combinate sanzioni amministrative per oltre 9.000 euro previste dal codice della strada e dalla normativa sanitaria, mentre il titolare dell'azienda bresciana, un cittadino vietnamita, è stato denunciato.